Cristina Grossi, sono responsabile del Dipartimento Affari Regolatori in Italfarmaco, azienda leader nel mercato farmaceutico, azienda italiana con un gruppo di ricerca e sviluppo situato a Cinisello Balsamo che è impegnato da anni in progetti di innovazione tecnologica. In particolare l'innovazione tecnologica che è oggetto della nostra partecipazione al premio Galeno di quest'anno è un'innovazione farmaceutica che si rivolge ad un principio attivo noto che è il ribuzolo, unico farmaco autorizzato per il trattamento della sclerosi laterale amiotrofica, in una formulazione per la prima volta che consente la possibilità di essere somministrata per via orale liquida. I pazienti affetti dalla sclerosi laterale amiotrofica hanno, specialmente negli stadi avanzati di malattia, dei problemi di deglutizione e quindi la somministrazione di questo farmaco, che ripeto è l'unico indicato nel trattamento di questa importante patologia, creava problemi di deglutizione e non ultimo problemi quando la somministrazione in questi pazienti avveniva attraverso l'utilizzo delle sacche enterali con cui questi pazienti vengono alimentati. La nostra innovazione farmaceutica consente invece, essendo appunto in forma liquida, di poter essere utilizzato anche in quei pazienti che hanno questi grossi problemi di deglutizione e inoltre consente di poter somministrare sempre la stessa dose controllata di farmaco. Quindi rivolgersi a questa patologia orfana, quasi negletta, per questo noi consideriamo il nostro progetto di alto valore tecnologico e ci tengo, per l'azienda a cui da anni collaboro, che il nostro gruppo di ricerca è un gruppo di ricerca totalmente italiano e che quindi lavora con ricercatori delle università nazionali e internazionali, ma il nostro capitale è un capitale dedicato alla ricerca assolutamente sul territorio nazionale.